Siamo arrivati alla fine di un secondo ciclo. Ogni anno ci si presentano problemi nuovi, situazioni nuove e quindi siamo indotti appunto, a innovare o a rinnovarci anche nella modalità di organizzazione del programma. Quindi siamo giunti alla fine del secondo ciclo. Dico fine del secondo ciclo perché ce ne sarà poi un terzo quest'anno. È un ciclo che vogliamo dedicare a dei ricercatori più giovani, a forme magari meno cattedratiche, meno magari rigide, anche se le conferenze di questa seconda parte sono state anche molto dialogiche, quindi non sono state delle mere lezioni. Però sarà una fase un po' più laboratoriale, quindi sperimentale. E vediamo, sperimentiamo, perché in fondo siamo aperti a sia nuovi linguaggi che a nuove conoscenze. Finora abbiamo percorso un lungo tragitto dall'ottobre scorso. Un tratto di conoscenza sotto la guida esperta di ricercatori e filosofi che conoscono abbastanza bene il terreno che volevamo percorrere. Abbiamo proposto loro temi diversi e inerenti naturalmente al rapporto uomo-macchina. E grazie a loro abbiamo battuto un'area molto vasta, direi, perché l'ambito sia delle tecnologie che del digitale e dell'infosfera, tanto per citare Luciano Floridi, è vasto e è veramente impossibile da trattare in un anno di conferenze. Un'esperienza che è stata per certi versi ardua, non certamente facile, quantomeno per me. Molte cose magari le sapevo intuitivamente, ma poi siamo venuti a contatto con dei linguaggi anche specifici e tecnici. Per molta parte il terreno rimane inesplorato. Abbiamo cercato di portare in discussione i punti più ambigui della relazione uomo-automa e credo che siamo riusciti in parte a rimuovere aspetti che erano controversi. La nostra iniziale non conoscenza ci portava a confondere fantascienza e scienza, con l'effetto che questa confusione ci faceva temere per la sorte futura dell'umano. Temevamo proprio per il rapporto che l'essere umano sarebbe stato perdente nei confronti della macchina. Abbiamo però capito che dovevamo cambiare lenti e dovevamo usare lenti più adatte per guardare con realismo il fenomeno di questo tempo. La riflessione che abbiamo posto ci ha permesso, io credo, di raggiungere una consapevolezza nuova. E almeno questo per me, questa è una mia riflessione, arricchita sia di dati che di testimonianze e arricchita anche dalle domande del pubblico, perché molti dei problemi o molti dei temi che non erano stati trattati o erano solo stati sfiorati dai filosofi, sono poi stati affrontati grazie alle domande del pubblico. Quindi ancora una volta la presenza del pubblico è determinante per l'orientamento della serata. Ecco, ora possiamo affrontare argomenti più specialistici, a cominciare da questa sera, per cui la lezione di Edoardo Datteri sarà un po' ci fa da cavallo, fa da collegamento tra il secondo ciclo e il ciclo successivo. E lo faremo con la leggerezza di chi ha capito che il futuro sarà difficile, ma non sarà terribile come pensavamo. E non sarà terribile perché abbiamo capito che potrà essere un buon futuro se sapremo fare scelte etiche, che il futuro dipende dalla governance che sapremo mettere in atto, che
l'individuo da solo non va da nessuna parte, perché dalla notte dei tempi l'essere umano non è solo, ma è animale sociale, che vive di collaborazione, di coordinazione, della sua costante capacità di ridisegnare le forme di coesione sociale. Abbiamo capito bene che questo nostro tempo è un grande laboratorio di ricerca e ci siamo dentro tutti, non possiamo tirarci fuori, vecchi o giovani, e tutti siamo chiamati a dare prova della nostra capacità, creatività e responsabilità. Ma queste tre parole naturalmente non esauriscono la gamma delle attività che noi dovremo mettere in atto. Il Novecento ha saputo lanciare progetti sociali, ma ci siamo accorti che sono mal disegnati e richiedono un nuovo design concettuale. Chi ha ascoltato la lezione di Luciano Frodi si ricorda che questa è una sua frase. E l'ho ripetuta perché mi sembra importante. Cioè, noi abbiamo tutto in mano, perché il Novecento ci ha messo sul tavolo gli strumenti, solo che appunto sono solo abbozzati e dobbiamo invece avere la capacità di ridisegnarli e di ridare nuova forma. Ecco, in questo scenario gli uomini e gli automi, io ho capito, che possono aiutarsi a vicenda. E questo ce lo racconterà bene Edoardo Datteri, che saluto. Buonasera. Ringrazio, grazie sia per la presenza che per il contributo che darai al nostro pubblico, che è formato, un pubblico eterogeneo, ma la maggior parte sono studenti, e poi tutto quello che qui viene dibattuto, comunque suggerito, viene poi ripreso in classe e talvolta escono anche degli articoli interessanti che poi vengono pubblicati su un giornale locale, non più sul giornalino scolastico, no? Questo è anche un altro passaggio interessante di queste conferenze. L'incontro mio con Edoardo Datteri è di quelli che uno non si immagina mai nella vita. È un incontro insolito, ma inaspettato, cioè chi mai pensava di incontrare un filosofo della scienza? No, una che viene dal mondo dell'arte. Casuale all'inizio, ma poi scopro che in realtà è un po' causale. Nel senso che quando uno ha spirito da ricercatore, non può che poi incontrare un altro ricercatore, cioè è come la calamita. Quindi Datteri, filosofo della scienza, si occupa della filosofia delle scienze cognitive, della biorobotica, e poi me la spieghi bene questa biorobotica, eh? Perché poi è naturale artificiale che si sposa, e dell'intelligenza artificiale. Con il suo gruppo di lavoro, UNIC, beh, oltre a insegnare, io vi rimando naturalmente sul nostro sito dove c'è il curriculum e tutti i riferimenti al sito del professore, con il gruppo di lavoro UNIC, il professor Datteri realizza progetti di robotica educativa in collaborazione e sinergia con realtà culturali e scolastiche, soprattutto che operano sul territorio. Un bisogno reciproco ci ha uniti, curiosità, ricerca, eccetera, passione forse per la ricerca e per la scienza. Quindi un bisogno ci ha fatti incontrare. Ma ci saranno altri incontri, cioè da questo ne sono nati degli altri. Ma è nata anche l'ipotesi di un convegno sulla robotica che, se arriveranno le risorse, ci auguriamo tanto che possa rialzarsi sul territorio, e in particolare Magenta e Abbiategrasso. Non ve lo do per certo, perché è tutto affidato ai bandi, e speriamo. So che hanno lavorato molto bene il gruppo, quindi Edoardo, non vedo l'ora di ascoltare. Allora, grazie. Metto il timer perché anch'io quando inizio a parlare, poi rischio di perdere. Ecco, io vi ringrazio veramente tanto per l'invito. Faccio però i miei sentitissimi complimenti a chi organizza, all'Associazione Urbanamente, a Daniela naturalmente e a tutta la costellazione di enti, di associazioni.
radicate nel territorio che organizzano questo programma anche molto articolato, che è veramente alto culturalmente. I nomi che fanno parte di questo programma, a parte naturalmente il sottoscritto, sono veramente, veramente estremamente interessanti, insomma. Quindi è veramente una bella cosa, è veramente un'esperienza bella, e sono contento di essere in questo programma. Sono contento anche, come ricordava Daniela, di aver potuto mettere un po' lo zampino in questo programma, perché prima che scoppiasse tutto il problema che stiamo vivendo, appunto Daniela e io ci siamo visti più volte, e un pochino chiacchierando, no? Daniela, forse confermerai che era un po' nata, certo, l'idea di lavorare, di pensare a fare un ciclo di incontri sul tema della robotica, del robot. Il robot è un oggetto più che multidisciplinare, interdisciplinare. Il robot è un oggetto che integra molte discipline e molti saperi. E un pochino anche di questo cercherò di parlare stasera. Dunque, io vorrei condividere una presentazione, se posso farlo, che mi aiuta un po' a tenere il filo del discorso, ecco, e intanto ribadire chi sono. È già stato detto da Daniela, io insegno, ecco, spero che vediate, ecco, ho attivato la condivisione. Io appunto insegno logica e filosofia della scienza all'Università degli Studi di Milano Bicocca. A Milano in Bicocca non ci sono più tanti filosofi, però quelli che ci sono abbastanza agguerriti. E io insegno logica e filosofia della scienza da qualche anno, e ho anche il piacere, l'onore e la responsabilità di coordinare un laboratorio, che è quello a cui faceva riferimento Daniela poco fa, che si chiama Robotics Lab, Laboratorio di Robotica per le Scienze Cognitive e Sociali. Questo è un laboratorio molto particolare, perché è un laboratorio di robotica all'interno di un dipartimento che si occupa di scienze umane e sociali. Noi non facciamo naturalmente ricerca tecnologica, noi non siamo dei tecnologi, non siamo degli ingegneri, io sono un filosofo della scienza. All'interno del Robotics Lab ci sono dei pedagogisti, degli psicologi, degli educatori, e io utilizzo per comodità il genere maschile, ma in realtà la presenza femminile è preponderante. Ci sono insegnanti, ecco. Ti interrompo solo un attimo. Certo. Questo è molto importante, nel senso che c'è un pregiudizio nei confronti del femminile che sceglie discipline scientifiche. Scusa se... Assolutamente, sì. A livello di orientamento, quindi assolutamente, forse sì, vale la pena spendere qualche... E diciamo che questo bias, utilizzo questa parola in inglese, questa, diciamo, non so, adesso non mi viene come tradurla, però questo condizionamento è un po' presente alla rovescia nel nostro dipartimento, che è un dipartimento di scienze umane e sociali formato dal punto di vista disciplinare, soprattutto dalla pedagogia, dalle scienze dell'educazione, e lì la prevalenza femminile è preponderante. Ma questo, devo dire, che è un po' lo specchio dello stesso problema, eh? Non entro in questo discorso. La cosa effettivamente interessante è proprio riuscire a insomma, lavorare in un laboratorio di robotica in cui la presenza femminile è preponderante, in cui si fanno anche dei progetti che sono finalizzati alla educazione, alla didattica STEM, si dice oggi, diretti alle bambine. Quello che si fa qua dentro, in questo laboratorio, è una ricerca non tanto tecnologica, non tecnologica di per sé ovviamente, ma una ricerca sulle applicazioni della robotica, in che modo i robot possono essere utilizzati al di fuori della robotica. E è molto interessante intanto che sia un laboratorio di robotica che sta all'interno di un dipartimento di scienze umane, e poi è anche interessante il fatto che sia un laboratorio che studia le applicazioni della robotica. Tra l'altro, in una prospettiva appunto delle scienze umane, quindi io lo coordino in quanto filosofo della scienza, e i temi di cui ci interessiamo all'interno di questo laboratorio sono soprattutto metodologici. A noi piace riflettere sulle applicazioni. Naturalmente non lo possiamo fare stando sulle nostre poltrone e guardando il soffitto, dobbiamo farlo mettendo le mani in pasta. E quindi lavorando sul campo. Ecco perché in questo laboratorio, partendo da interessi di tipo filosofico, concettuale, teorico, arriviamo a lavorare molto con le scuole, con i luoghi in cui si fa apprendimento. In questa
fotografia del Robotics Lab vedete una piccola stanza, di fatto che poi però è diventata negli anni al centro di una rete molto importante per noi di collaborazioni col territorio e appunto da, non so più quantificare perché questa pandemia ha un pochino anche scardinato i riferimenti temporali, però da un anno, forse di più direi, anche con Urbanamente direi di più. E quindi qua dentro vedete, in questa foto, vedete che in questa piccola stanza è piena di robot, alcuni più piccoli, li vedete sui tavoli, sui vari tavoli, e vengono utilizzati soprattutto per l'educazione, come strumenti mediatori dell'apprendimento. E poi ci sono due robot un pochino più grandi, uno bianco in fondo che si chiama Pepper, è un robot sociale che è progettato per interagire in maniera sociale appunto con gli esseri umani, sin dalla sua accensione. E invece un pochino più sulla destra, sul tavolino lungo, quello trasversale, vedete Nao, che è un robot più piccolo ma altrettanto ingegnoso e sofisticato dal punto di vista meccanico ed elettronico e informatico. E qua dentro appunto, e poi in alto invece a destra trovate un robot educativo che sviluppiamo noi in Bicocca, che si chiama Coderbot. Allora, su questo tema, cioè sul ruolo della robotica come mediatore dell'apprendimento, cioè sul ruolo che i robot possono avere per stimolare l'apprendimento, per stimolare la cognizione, per stimolare la capacità di risolvere problemi. Quindi, su tutto quello che riguarda coding e quello che viene chiamato con un termine piuttosto brutto, robotica educativa, però molto popolare, io non entro oggi. Però volevo citarlo perché è qualcosa che si fa nel laboratorio che coordino, è stato un po' l'occasione iniziale di incontro con Urbanamente e con Daniela, e non voglio rovinare niente perché di questo invece parlerà la mia collega, dottoressa Gilda Bozzi, in un incontro successivo, che è un pilastro insomma di queste attività, e quindi racconterà il tipo di ricerca che noi facciamo sotto questo aspetto. Ecco. Io stasera vorrei rivestire insomma i panni del filosofo della scienza, che sono poi i miei, sì, diciamo, sì, sì. Ecco, e vi prego anche di interrompermi se ci sono delle domande. Ora non so come funziona il meccanismo delle domande, so che c'è qualcuno che le raccoglie, però mi piace anche essere interrotto per stabilire per personalizzare un po', per rendere l'intervento più umano. Quindi se avete delle curiosità all'istante o delle domande o anche degli interventi di approfondimento, io sono contento se li facciamo. Allora scusa, prego. Scusa, qui sarà il caso di introdurre una cosa. Allora, noi in passato abbiamo avuto un po' di zoom booming, così si chiamano, però poi niente, la cosa sembra si sia risolta. E quindi avevamo un po' blindato la chat, però proprio in questa occasione per favorire quello che tu hai detto, possiamo lasciarla aperta così che le domande possono arrivare direttamente a te, mentre, cioè, possono essere lette mentre tu naturalmente fai la tua relazione. Grazie. Mille. Sì, se è possibile mi fa molto piacere. Non vedo la chat. Non vedo la chat, ma magari ci sarà qualcuno sì che te le legge. Ok, grazie, interrompe. Perfetto. Allora, appunto, io mi occupo di logica e filosofia della scienza all'Università di Bicocca e vorrei dire qualcosa di molto basico, di molto introduttivo su che cos'è la filosofia della scienza, che è un'area della filosofia che non si studia molto alle scuole superiori e che spesso è stupisce in quanto area filosofica. Mi capita qualche volta da filosofo della scienza, o meno diciamo pomposamente da persona che si occupa di filosofia della scienza, quando parlo con colleghi o colleghe che fanno parte di altre aree del sapere, oppure che lavorano in altri ambiti, quando racconto cosa faccio io, capita spesso che l'altra persona dica: ma scusa, ma questa è filosofia? Non mi torna che questa roba è filosofia. Sì, questa è filosofia, è filosofia della scienza. Noi siamo abituati a pensare alla filosofia come alla storia della filosofia, che è un'area estremamente importante, fondamentale della ricerca filosofica, naturalmente, perché a scuola, nelle scuole superiori, molto spesso laddove si fa filosofia, la filosofia coincide con lo studio della storia della filosofia, che è veramente importante, è fondamentale studiare storia della filosofia. D'altra parte ci sono aree della filosofia, come la filosofia della scienza, che a valle naturalmente di conoscenze storiche, a valle di una riflessione storica,
cercano di occuparsi in diretta di problemi filosofici particolari che riguardano certe aree, che riguardano certi domini, e la filosofia della scienza è un'area della filosofia che si occupa di capire come funziona la scienza. Quindi la filosofia della scienza è un'area della filosofia che si occupa di capire i meccanismi, le logiche del ragionamento scientifico. Un modo di dirlo è che la filosofia della scienza si occupa di studiare i concetti fondamentali della scienza e i metodi della scienza. Chi fa filosofia della scienza è spesso metodologo, quindi si occupa di studiare se i metodi della scienza sono validi o meno. Questo fanno i filosofi della scienza. Ah, giusto per dare qualche nome, spot celebre di filosofi della scienza, forse il filosofo della scienza più celebre è lui. Ecco. Ora, purtroppo ho messo mi rendo conto di aver messo tutti uomini, però in realtà la filosofia della scienza, forse troppo poco, però è popolata anche di nomi femminili importanti, però effettivamente... Lui, Karl Popper, è uno dei filosofi della scienza più noti, diciamo. Ecco, quando si studia filosofia della scienza o alle superiori si studia Popper. Popper di cosa si è occupato? In due secondi, naturalmente. Popper, in estrema sintesi, si è occupato del concetto più importante della ricerca scientifica, che è il concetto stesso di scienza. Popper ha cercato di capire che cosa significa scienza e che cosa distingue la scienza da altre discipline che sembrano scienza, che lui chiama pseudoscienza, no? E quindi per chi ne sa qualcosa, per chi ha studiato Popper o lo conosce, Popper è famoso per aver proposto il suo criterio di falsificazionista, in base al quale le discipline scientifiche sono quelle che prestano il fianco ad essere sconfessate, ad essere falsificate. Quindi per Popper ciò che distingueva scienza e pseudoscienza era il fatto che le scienze si prestano a essere falsificate, mentre invece altre discipline, l'astrologia per esempio, che somigliano a scienze perché sono spesso teoricamente molto avanzate, non si prestano ugualmente a essere falsificate. Allora, al di là del falsificazionismo popperiano, che peraltro non è più ritenuto un buon criterio di demarcazione, Popper è un grandissimo filosofo della scienza, un buon esempio di cosa è la filosofia della scienza. Un filosofo un pochino meno noto tra i non filosofi, però di importanza monumentale, è Rudolf Carnap. Carnap è un esponente del Circolo di Vienna, una colonna portante del Circolo di Vienna, si è occupato, tra le varie cose, in alcuni testi fondamentali, di studiare il rapporto tra osservazione e teoria nella scienza, soprattutto laddove la teoria scientifica fa riferimento a cose che non si osservano. Cioè, in che senso un esperimento, che è qualcosa che conduce a un'osservazione, può condurre a farci capire qualcosa sulla realtà non osservabile, per esempio la realtà degli atomi, dei campi magnetici, oppure anche, per esempio, della mente, no? Ecco, Carnap si è occupato di questo problema. Un altro filosofo, sempre nella prima metà del Novecento, è Hempel, che si è occupato di un concetto fondamentale della scienza. Cosa significa spiegare qualcosa? Gli scienziati spiegano cose, però cosa significa spiegare qualcosa? Ecco, Hempel, per esempio, è uno che tra i tanti ha elaborato un modello importante, una teoria filosofica importante di cosa significa spiegare. Ecco, quindi, questo giusto per dare un esempio molto a flash di cosa significa filosofia della scienza, cosa fanno i filosofi della scienza. A questo punto io vado, abbandono questa introduzione veramente in pillole sulla filosofia della scienza per dirvi qualcosa su cosa c'entra la robotica con la filosofia della scienza. No? Voi avete parlato di... con gli interventi, con le relazioni precedenti, avevi parlato di robotica da prospettive filosofiche. Non so appunto se c'è stata, non credo che ci sia stata la prospettiva specifica della filosofia della scienza. Forse Floridi si è avvicinato di più a tutto questo, che però Floridi si occupa, come sappiamo, di tematiche molto, diciamo, che riguardano gli aspetti etici, no? della robotica e dell'intelligenza artificiale. Allora, cosa c'entra la robotica con la filosofia della scienza? Allora, noi i robot siamo abituati, tendiamo a considerarli in linea di massima, in linea generale, come oggetti che ci servono per sostenere certi usi pratici. I robot servono a cose pratiche. Per esempio, qua vediamo un robot chirurgico.
E quindi è un esempio di robot che assiste i medici nello svolgimento di operazioni chirurgiche particolarmente delicate, particolarmente sofisticate. Questa è la rescue robotics, quindi la robotica che è destinata a situazioni di emergenza, i robot che vanno nelle centrali nucleari esplose, i robot che vanno a recuperare persone sotto le macerie, i robot che vanno a disinnescare mine. Qua è la bionica, la prostetica, eccezionale frontiera della robotica in cui si interfaccia direttamente il sistema nervoso periferico o anche centrale, quindi il cervello, di persone che hanno subito dei traumi e si ridanno degli arti funzionanti a queste persone. Oppure, qua l'esempio più classico è la robotica industriale, quindi i robot che servono a costruire altri oggetti. Allora, i robot servono, hanno delle finalità di carattere eminentemente pratico e siamo abituati a considerarli in questo senso. Quello che vorrei provare a suggerirvi in questa chiacchierata di stasera è che i robot possono avere anche delle finalità, e hanno avuto e hanno delle importanti finalità conoscitive. Cioè i robot, oltre a essere strumenti che servono a scopi, finalità di carattere pratico, sono stati utilizzati in molte epoche sicuramente nel Novecento, ma come vi introdurrò tra poco, anche in epoche in cui questi oggetti non venivano chiamati ancora robot, sono stati utilizzati per finalità conoscitive. Quindi i robot possono essere utilizzati anche come strumenti per la conoscenza scientifica. In particolare parlerò di come gli automi e i robot sono stati utilizzati come strumenti per studiare il vivente, come strumenti per studiare come funzioniamo noi esseri umani, come funzionano gli animali, come funziona la psicologia, come funziona la fisiologia. Quindi robot come supporto, come sostegno alla conoscenza. Allora, con questa linea verticale, sottile, ma comunque evidente, io ho stabilito una demarcazione tra la tecnologia, la ricerca tecnologica come un'attività di tipo realizzativo, costruttivo, e la scienza come una disciplina di tipo conoscitivo. Allora, questa distinzione, quindi un conto è creare cose, un conto è conoscere cose. Questa distinzione che in prima battuta ha un suo senso, naturalmente una distinzione che invece in seconda battuta può essere messa un po' in discussione, no? Perché quantomeno possiamo dire che c'è un rapporto molto stretto, molto fitto, molto intenso tra tecnologia e scienza. Chiaramente tutti gli strumenti tecnologici sono basati su teorie scientifiche. Il computer, il robot, gli aeroplani, qualsiasi tipo di dispositivo tecnologico è basato sulla scienza, e viceversa, gli scienziati e le scienziate utilizzano la tecnologia, perché nella scienza si utilizzano tanti strumenti tecnologici. Quindi c'è una relazione molto stretta tra tecnologia e scienza. Pur tuttavia, possiamo dire che a un certo livello di approssimazione, un conto è voler realizzare e costruire degli oggetti, un altro conto è voler conoscere come funziona il mondo. È una distinzione concettuale di fondo. Allora, noi siamo soliti, noi generico, insomma, in generale, sì, la robotica viene concepita come attività di carattere tecnologico. Il punto che cercherò di suggerire è che la robotica invece si qualifica anche come potenzialmente un'attività di tipo conoscitivo, ok? Allora, voglio provare a espandere questo punto, forse scenderò un pochino nel dettaglio verso la fine della presentazione, mi fermerete e mi direte che non sono chiaro e proverò a essere più chiaro, però vorrei portarvi un po' per mano, illustrando alcuni sensi in cui la robotica può essere un'attività di tipo conoscitivo. E voglio partire un po' indietro nel tempo. Parto parecchio indietro nel tempo, potrei farlo ancora di più, vado ben oltre il 1900 e arrivo fino al 1500-1600. Parto da qua. E questo che vedete nell'immagine è Ferdinando I dei Medici, che era uno dei figli di Cosimo I, fratello di Francesco, Granduca di Toscana. Ferdinando dei Medici molto appassionato di scienze, Francesco suo fratello molto appassionato di alchimia, due personaggi di grande rilievo come tutti gli esponenti della famiglia dei Medici. Allora,
tra le varie cose che Ferdinando I de' Medici ha fatto nella sua vita, c'è stata quella di assumere due ingegneri fiorentini, ingegneri idraulici fiorentini che si chiamavano Tommaso e Alessandro Francini. E che cosa ha chiesto Ferdinando de' Medici di fare a Tommaso e Alessandro Francini? Ha chiesto loro, ingegneri idraulici, di decorare il giardino di un castello, di Saint-Germain-en-Laye, in Francia. In questo castello, di cui oggi non esiste più niente, cioè c'è un castello, ma non è più quello del 1500-1600, in questo castello, in questo giardino, ha passato la sua infanzia, tra le altre persone, Luigi XIII, re di Francia, quindi quello di Richelieu, per intenderci. Allora, qual è il punto a cui voglio arrivare? Il punto a cui voglio arrivare è che Tommaso e Alessandro Francini, cosa hanno fatto in questo giardino? Hanno costruito delle grotte e in queste grotte hanno collocato dei giganteschi teatri semoventi di pietra. Hanno collocato degli automi idraulici. Noi oggi conosciamo gli automi dei fratelli Francini da testimonianze scritte, non abbiamo niente, non abbiamo le rovine, non abbiamo questi esemplari purtroppo, sono stati distrutti, la storia li ha cancellati, però la memoria è rimasta. Allora, per esempio, quella che vedete in questo disegno era una grotta che si trova in questo castello, in questo giardino di questo castello, Grotta di Orfeo. Allora, cosa succedeva in questi anfratti? Diciamo, succedeva che c'erano delle statue di pietra progettate da questi due ingegneri idraulici che erano in grado di muoversi sulla base di meccanismi idrici. Questi due ingegneri avevano messo un grande serbatoio di acqua in alta posizione, posizione elevata, che naturalmente creava una forza attraverso canalizzazioni di tubi. Si muovevano queste statue, questi giganteschi automi di pietra. Ma la cosa, e vediamo qua una testimonianza scritta di un contemporaneo che quindi è estasiato dalla meraviglia di questi giganteschi automi di pietra. Lo stesso Luigi XIII, abbiamo un diario dell'infanzia di Luigi XIII, era profondamente impressionato da questi giganteschi automi. Qual è il punto interessante? Che questi automi di pietra non erano degli orologi passivi, diciamo, non erano cose che si comportavano sempre nello stesso modo, giorno per giorno. Erano, utilizzo un termine un po' brutto perché è un'italianizzazione di un termine inglese, erano responsivi, erano reattivi. Si sa che questi automi di pietra si muovevano a seconda dei movimenti dei visitatori. Perché questo? Si suppone appunto che esistessero dei sistemi di leve per cui il visitatore a un certo punto metteva il piede da una parte, azionava un congegno che produceva il fatto che entrassero certe figure in questo teatro di pietra e che alcune figure zampillassero acqua dalla bocca, eccetera, eccetera. Succedevano, le cose che succedevano, il comportamento di questi automi dipendeva da quello che succedeva attorno a loro. Erano automi reattivi e siamo nel 500-600, no? Allora, è interessante, tra l'altro questi stessi architetti hanno costruito una cosa abbastanza simile, anzi prima l'avevano già costruita anche in Italia, a Firenze, nella villa di Pratolino, che era una residenza medicea, ma noi sappiamo che l'Italia è costellata di ville con giochi d'acqua, tra l'altro, per esempio, Villa Litta all'Ainate, penso che qualcuno dei presenti ci sarà stato, è piena di giochi d'acqua, che però non sono responsivi come gli automi costruiti da questi due ingegneri. Ora, il punto interessante è che uno dei visitatori di questo giardino è stato il nostro amato Renato Cartesio, quindi filosofo moderno di straordinaria importanza, la cui importanza per la storia del pensiero non potrà mai essere esaurita. Renato Cartesio è famoso, a parte appunto per sua tesi dualistica, il suo rapporto mente-corpo, anche per aver proposto delle tesi, delle concezioni, delle visioni degli animali come meccanismi e degli esseri umani, del corpo umano come meccanismo. Quindi Cartesio riteneva che tutti gli animali fossero macchine, riteneva anche che il corpo umano fosse una macchina, poi in più però gli esseri umani hanno qualcosa che è l'anima razionale. Quindi Cartesio distingue in maniera molto netta gli animali non umani dagli esseri umani perché però soltanto per il fatto essenziale, naturalmente, che gli esseri umani hanno l'anima razionale, ma per il resto siamo macchine. Questo,
diceva, pensava Cartesio nel 1600, e guardate come si esprime Cartesio all'inizio del suo trattato sull'uomo. Come potete avere visto nelle grotte e nelle fontane dei nostri giardini reali, dove la sola forza con cui l'acqua sgorga basta a muovere macchine varie, determinandole persino a suonare qualche strumento o a pronunciare qualche parola, a seconda della diversa disposizione dei tubi che la conducono? E che la conducono, ok, e la conducono, punto. L'ho letta un po' male, però avete capito. E davvero, i nervi della macchina, da me descritta, perché in questo trattato sull'uomo Cartesio descrive una macchina umana, Cartesio fa il robotico ante litteram in un senso mentale, diciamo, nel senso non costruisce macchine, ma immagina la macchina umana, la teorizza sulla macchina umana. E davvero, i nervi della macchina, da me descritta, si possono paragonare benissimo ai tubi delle macchine di quelle fontane. I suoi muscoli e i suoi tendini agli altri diversi meccanismi e molle che servono a muoverli, i suoi spiriti animali all'acqua che li muove, il cuore, la sorgente, la cavità e le cavità cerebrali sono i serbatoi. La respirazione, poi altre simili reazioni naturali, ordinarie, questa macchina e via dicendo. Vedete che Cartesio si ispira alle macchine che ha visto nei giardini reali per proporre una concezione degli esseri umani come meccanismi. Famosissimo passo del discorso sul metodo, quinta parte, si può senz'altro concepire una macchina, guardate quanto è robotico Cartesio, costruita in modo da proferire delle parole e addirittura da proferirne qualcuna a proposito di azioni fisiche che determinano un mutamento dei suoi organi. Per esempio, vedete la responsività, Cartesio pensa che gli esseri umani siano macchine, ma non orologi a molla che funzionano sempre nello stesso modo. Macchine reattive, si fa strada un concetto di macchina come organismo reattivo, quindi un concetto di macchina come attiva, non come passiva, no? Per esempio, toccandole in un punto può domandare che cosa gli si vuol dire, toccandole in un altro può gridare che le si fa male via di seguito. Tutto questo Cartesio lo immaginava per averne avuto qualche esperienza, eh? Poi naturalmente Cartesio continua dicendo, ma attenzione, questa macchina umana non potrà mai essere paragonabile agli esseri umani perché gli manca l'anima razionale, ma questo poi viene dopo, diciamo, non voglio entrare in questo discorso. Ecco, però allora, questo esempio di Cartesio, allora, apro e chiusa parentesi, non sto dicendo, sarebbe una semplificazione eccessiva, che Cartesio stava di lì per caso, ha visto gli automi e ha avuto l'illuminazione che noi siamo delle macchine, assolutamente. Non è andata assolutamente così, tra l'altro Cartesio non è il primo a aver proposto delle analogie tra automi e sistemi viventi. Voglio dire semplicemente che Cartesio, questo caso di studio, insomma, che ho raccontato, rappresenta un primo senso in cui gli automi possono essere strumenti di conoscenza, un senso basic. Gli automi ispirano. Riflettere sugli automi, a volte, nella storia del pensiero, ci ha ispirato a formulare concezioni degli esseri viventi come meccanismi. Ispirazione, analogia, no? Quindi l'osservazione, questo lo vediamo in Cartesio, l'osservazione, la riflessione su automi che erano stati costruiti per altri motivi, quindi per divertire, per intrattenere, eccetera, stimola una riflessione sugli esseri umani, guardando l'automa della fontana, la fontana idraulica, l'automa che si trova nel giardino, diciamo, rafforziamo una certa concezione del mondo come meccanismo, una certa condizione di essere caduto in questo momento. Ecco, era arrivato all'epoca cibernetica, quindi la cibernetica, qua ci collochiamo agli inizi e nella prima metà del 1900, la cibernetica è un movimento che pensa agli esseri viventi come macchine, in un certo senso che vi sto per illustrare. Questo personaggio, Thomas Ross, era un ingegnere che diciamo, alla comunità di ricerca italiana su questi temi, filosofica e storica, è diventato noto perché un grande filosofo della scienza italiano, scomparso nel 2014, Roberto Cordeschi, ne ha parlato in un suo bellissimo libro sulla cibernetica. Però effettivamente questo ingegnere ci offre una rappresentazione interessante di un altro senso in cui gli automi possono essere strumenti conoscitivi. Thomas Ross costruiva macchine che non avevano alcuno scopo pratico. A
avevano soltanto lo scopo di illustrare delle teorie sul vivente. Okay? Quindi qua abbiamo una persona, un ingegnere, che costruisce delle macchine che non servono assolutamente a nulla. Non servono neanche a divertire qualcuno, come le fontane dei giardini francesi. Per esempio, qua a sinistra vedete, è molto interessante anche il linguaggio che si usava all'epoca, un modello sperimentale di una macchina che pensa. Allora, questo oggetto, piuttosto anche insomma, sgradevole da vedere, era una macchinetta che risolveva un piccolo rompicapo, siamo nel 33, eh? E da Ross viene chiamata, su riviste come Scientific American, quindi su serie importanti, veniva chiamata modello di una macchina che pensa. Più a destra vedete un ratto meccanico costruito da Thomas Ross, che era in grado di orientarsi all'interno di un labirinto come fanno i ratti. Allora sapete che i ratti hanno questa straordinaria... È un caso di studio interessante per studiare la memoria, è quello dei topolini nel labirinto, no? È una cosa anche popolarizzata dalla... Ecco, Thomas Ross costruisce un ratto meccanico che non ha nessuno scopo di carattere pratico. Il suo scopo è quello di sostenere una certa teoria, una certa idea meccanicistica sulla memoria, ok? Quindi qua abbiamo qualcosa di più rispetto agli automi delle fontane dei giardini francesi. Quelli erano automi che erano stati costruiti per degli scopi di carattere pratico, per divertire, eccetera. Qua abbiamo degli oggetti che vengono deliberatamente costruiti come modelli dei sistemi viventi. Come modelli dei sistemi viventi. Allora, noi vediamo questo, e in questo senso il rapporto tra tecnologia e scienza si fa veramente più stretto, no? Io costruisco una macchina perché... quella macchina mi serve quasi, sto utilizzando una parola bruttissima da utilizzare per parlare di scienza, quasi per dimostrare una teoria. In scienza poi non si dimostra veramente niente, perché non c'è nessuna prova conclusiva. Però io costruisco una macchina per convincere che la mia teoria scientifica è giusta. Questa logica, diciamo, che potremmo anche sintetizzare come imparare costruendo, fare scienza costruendo modelli, cercare di comprendere sistemi viventi, costruendo delle macchine che si comportano come sistemi viventi, la vediamo in un altro caso sempre storicamente interessante, di cui sempre ha parlato molto Roberto Cordeschi. Questo Jacques Loeb era un fisiologo, credo francese, mi sembra di ricordare che fosse francese naturalizzato statunitense, comunque questo lo possiamo verificare, è comunque un fisiologo che in un'epoca particolare della storia del pensiero, in un'epoca in cui c'era un confronto, un contrasto molto forte tra chi pensava che gli esseri viventi fossero meccanismi, cioè i cosiddetti meccanicismi, meccanicisti, e dall'altra parte invece i cosiddetti vitalisti, cioè coloro che invece ritenevano che i sistemi viventi fossero permeati di uno spirito vitale non meccanico, nel confronto tra vitalisti e meccanicisti, Jacques Loeb propendeva nettamente per il meccanicismo e nel 1900 pubblica un'opera che si chiama Comparative Physiology of the Brain and Comparative Psychology, in cui propone delle teorie meccanicistiche del comportamento di molti sistemi viventi. Per esempio, una cosa di cui parla Loeb è la falena. Allora, le falene da Loeb vengono chiamate macchine chimiche, no? Sono oggetti che, pur essendo organici, sono macchine, sono rivolti a uno scopo, vanno verso la luce, sono imprevedibili, però sono macchine, no? In particolare l'idea di Loeb era che il loro comportamento fosse spiegabile in termini abbastanza semplici. Le falene, come un pochino tutto nella realtà, ha due lati, e il lato più colpito dalla luce si muove più in fretta, si attiva di più, e quindi la falena ruota verso la luce. Ecco. Comunque il punto è che, secondo Loeb, le falene in questione, ma anche altri organismi studiati nel suo libro, erano macchine chimiche. Ora, qual è il punto importante per noi? Che qua siamo nel 1900, qualche anno dopo, circa una decina d'anni dopo, due ingegneri di area, credo, austriaca, germanica, Hammond e Meissner, cosa fanno? Costruiscono un robot, un automa, che loro chiamarono Seleno o cane elettrico,
che funzionava proprio come Loeb diceva che funzionavano le falene. Cioè questo robot era in grado di seguire fonti di luce proprio come le falene. Questo robot era in qualche maniera ispirato alla teoria di Loeb sulle falene. Abbiamo una teoria incorporata in una macchina. La macchina è modello di questa teoria. E la cosa più interessante di tutte è che Jacques Loeb, scienziato, quindi non robotico, non tecnologo, ma scienziato, si accorge di questa macchina e nel 1918 la commenta e dice: mi sembra che l'effettiva costruzione di una macchina eliotropica, cioè che segue la luce, non fornisca sostegno solo a una concezione meccanicistica delle azioni volontarie degli animali, ma anche alla mia teoria sull'eliotropismo. Cioè, siccome è stato costruito un robot che funziona come io avevo detto che funzionano le falene, siccome questo robot segue la luce proprio come fanno le falene, allora la mia teoria è giusta. E si chiude veramente il cerchio tra robotica e scienza. In questo esempio primordiale di quello che poi sarebbe stato canonico in intelligenza, sarà canonico nell'intelligenza artificiale, no? Ecco, questo è un secondo senso in cui gli automi possono essere strumenti di conoscenza. Gli automi possono essere modelli sperimentali, modelli del vivente. Modelli, si fanno esperimenti sul robot per capire qualcosa del sistema vivente che si modellano, no? Quindi i robot non sono soltanto fonte di ispirazione del tipo passavo di lì, ho visto un automa e mi è venuta un'idea. I robot come deliberatamente costruiti per testare delle teorie scientifiche. Ora, tutto questo, siamo alla scienza in generale, non è particolarmente esoterico, perché di fatto la scienza è piena di modelli. Dovunque nella scienza, nel ragionamento scientifico, si utilizzano modelli. Il punto è che qua il modello è robotico, il modello è un automa, ma dal punto di vista del procedere della scienza, questa è scienza canonica. La scienza procede per modelli. Perché nel 1957 qualcuno ha costruito un gigantesco capannone con un modello in scala della Baia di San Francisco? Perché studiando, questa è acqua vera, studiando la dinamica delle acque di questo modello si capisce qualcosa delle correnti della baia effettiva, cioè si studia il modello per capire la realtà. Altro esempio un po' preistorico, 1949, questo computer da museo che si chiamava Moniac era concepito come modello del sistema economico britannico. Nella scienza si utilizzano sempre modelli. Il punto che sto cercando di introdurre stasera è che anche i robot possono essere e sono stati utilizzati come modelli del vivente. In questo senso sono strumenti genuini di conoscenza scientifica. I modelli come sistemi concreti che vengono utilizzati per studiare altri sistemi concreti fanno parte della scienza, si fanno esperimenti sul modello per controllare delle teorie sul sistema modellato. Questo è un, direi, modello molto inaccurato di sistema planetario, no? Io credo che dal punto di vista orbitale non ci sia qualche inaccuratezza, però di fatto io studio il modello e capisco qualcosa dei pianeti del mio sistema solare. Questi sono modelli al computer dell'atmosfera, del sistema atmosferico, quindi sistemi che permettono di formulare delle previsioni del tempo. Anche in questo caso si può parlare di modelli. Questo è un esempio molto celebre, una immagine presa dal Museo Galileo di Firenze. Questo pezzo di legno è un piano inclinato, no? Il piano inclinato è un modello concreto che può essere studiato, poi può essere studiato, si fanno esperimenti sul modello, se qualcuno l'ha visto, è proprio anche un esperimento con la pallina che scende e che insomma aderisce alla legge a cui deve aderire, è un modello per studiare dei fenomeni naturali, ok? Non, senza entrare assolutamente in questioni etiche piuttosto spinose, però noi sappiamo che la ricerca medica è basata su modelli. I ratti sono utilizzati come modelli per studiare il Parkinson, l'Alzheimer, ma soltanto per rimanere nel tema della mente-cervello, in realtà gli animali sono utilizzati come modelli per la medicina in generale. Ecco, quindi, da questo punto di vista, l'uso dei robot come modelli non è nulla di strano dal punto di vista scientifico-metodologico, però è interessante riflettere sul fatto che
si è fatto questo percorso. I robot sono stati utilizzati come modelli del vivente a fini molto precisi. Ora non voglio entrare troppo nel dettaglio della letteratura che fa parte della biorobotica. Qua Daniela prima mi chiedeva che cosa significa biorobotica. Ecco che cos'è la biorobotica. La biorobotica significa utilizzare dei robot come modelli per studiare gli esseri viventi. Quindi non costruire robot per fini pratici, costruire modelli robotici per studiare il comportamento dei sistemi viventi. Per esempio, 2007, giusto un esempio contemporaneo, c'è qualche scienziato che si pone una domanda sugli insetti, un pochino particolare, non voglio entrare nel merito della domanda, però sappiamo che ci sono degli insetti che sono in grado che in genere gli insetti sono in grado di mantenere, di regolarsi, di calibrare la loro altezza rispetto a quello che sta sotto, no? Ora non entro nel dettaglio della teoria, però il punto è il metodo seguito in questo studio è questo. Questi scienziati propongono una teoria per spiegare questo fenomeno. Questa teoria viene incorporata in un modello robotico che non ha nulla di tecnologicamente straordinario. Non è un oggetto che dal punto di vista ingegneristico, questo robot, ha diciamo, caratteristiche di particolare innovazione. L'aspetto interessante è che nasce come modello della zanzara, della mosca. Qual è la logica sperimentale? Si fanno degli esperimenti sul robot. Per esempio, si vede che questo robot è veramente in grado di riprodurre il comportamento delle zanzare che volevamo spiegare. Quindi il robot replica il comportamento dei sistemi viventi che volevamo spiegare, e questo risultato viene interpretato come a favore della teoria. Quindi questa è la logica del scoprire costruendo. Diciamo, no? Io incorporo una teoria in un automa e osservando il comportamento dell'automa capisco qualcosa sul sistema che l'automa stava rappresentando, stava modellando. Questa oggi si chiama biorobotica, nella prima metà del XX secolo si chiama cibernetica. Nell'intelligenza artificiale si è fatto questo, le macchine dell'intelligenza artificiale erano simulazioni della mente, erano macchine che erano costruite come modelli di processi cognitivi. Allora, quindi, robot come modelli per costruire teorie, secondo senso in cui i robot e gli automi possono essere strumenti di conoscenza. Aggiungo un paio di piccoli dettagli per poi concludere e lasciare alla discussione. Questa è una distinzione un pochino sottile, quindi spero di essere particolarmente comunicativo. John Long, americano, un bel libro del 2012, Darwin's Devices. John Long è un robotico paleontologo e studia gli animali estinti costruendo repliche robotiche di questi animali estinti. Perché costruire una replica robotica di un animale estinto? Non serve a niente questa replica robotica, serve soltanto a cercare di farmi capire come si comportava questo animale estinto. Allora, caso raccontato da John Long nel suo libro, scoperta nel 1820 e qualcosa di un gigantesco animale acquatico marino che si chiamava Plesiosaurus, che aveva la caratteristica di navigare con tutte e quattro le zampe, mentre invece le tartarughe e gli altri, diciamo, animali acquatici di dimensioni comparabili oggi navigano soltanto con quelle anteriori. Invece il Plesiosaurus navigava con tutte e quattro le zampe. Allora John Long si chiede: cosa è accaduto evolutivamente parlando? Perché c'era il Plesiosaurus che navigava con tutte e quattro le zampe e poi diciamo, le varie specie si sono evolute verso la navigazione con due zampe e basta? Vabbè, domanda particolare sull'evoluzione. Senza entrare troppo anche in questo caso nei dettagli, la domanda di John Long e il ragionamento di John Long è stato questo. Bene, per capire, per rispondere a questa domanda, io provo a costruire un plesiosaurus robotico che è in grado di navigare con quattro, due pinne e vedo se, per esempio, con quattro pinne naviga meglio o peggio, con quattro pinne motrici, diciamo, naviga meglio o peggio. Allora, vabbè, senza appunto approfondire troppo, però questo era il modello costruito, spero che si veda il filmato, che si veda questo robottino che volteggia nell'acqua, non ha le dimensioni del Plesiosaurus, molto più piccolo, però è un modello che replica questo animale estinto in alcuni
Aspetti rilevanti c'è la navigazione a quattro pinne. Allora, senza salto questa qui perché ecco che quindi in questo caso, nel caso dell'animale estinto, noi abbiamo di nuovo il robot come modello, però il robot non mi serve per costruire, per spiegare qualcosa, mi serve per formulare una previsione o una retrodizione, si dice nella scienza, cioè una previsione del passato. Il modello in questo caso non mi serve per capire come funziona, qual è il meccanismo che sta alla base del comportamento di un animale. Mi serve per capire come si comportava quell'animale. Mi serve proprio per generare il comportamento di quell'animale. I punti 2 e 3 sono la distinzione tra i punti 2 e 3 è un pochino sottile. La distinzione che c'è tra nella scienza tra spiegare e prevedere sono due processi un pochino diversi nella scienza. Mi preme arrivare alla conclusione del mio discorso per poi lasciarvi anche con una domanda. In tutti gli esempi che abbiamo visto, quindi di robot utilizzati per fini conoscitivi, cosa si fa? Si costruisce un robot, si guarda come si comporta, si analizza il comportamento del robot e si impara qualcosa sul sistema vivente. Quindi, in tutti gli esempi che ho fatto finora, la lente di ingrandimento era puntata su come si comporta il robot, su come si comporta il modello. Negli ultimi anni si sta sperimentando, qua arriva veramente alla contemporaneità della biorobotica, no? Si sta sperimentando un'idea che dal punto di vista metodologico è un po' diversa. Invece che guardare come si comporta il robot, guardiamo come si comportano gli altri. Quindi l'idea qua è di capire come funzionano gli animali guardando come essi reagiscono alla presenza del robot. Il senso concettualmente è un pochino diverso. Io costruisco un robot e non è che sono soltanto interessato a capire come funziona il robot, come si comporta il robot. Sono interessato a capire quali sono le reazioni degli altri. E questo è interessantissimo nella robotica sociale. Studiare il comportamento delle società umane vedendo come gli umani reagiscono alla presenza dei robot. E questo è un punto interessante. Per esempio, questo è uno studio sugli scarafaggi, non voglio anche in questo caso entrare troppo nel dettaglio. Qua si studia la socialità degli scarafaggi. Gli scarafaggi hanno la loro socialità, che forse in questo periodo è molto più avanzata della nostra. E sappiamo che gli scarafaggi si interagiscono tra di loro in mille modi, le famose blatte, no? Che purtroppo ci troviamo a volte in giro. Allora, per studiare i meccanismi di coordinazione tra le blatte, tra gli scarafaggi, questi studiosi che pubblicano un articolo su Science, cosa fanno? Introducono in una comunità di scarafaggi dei piccoli robot che hanno l'odore degli scarafaggi, quindi vengono accettati come parte del gruppo. E si cerca di capire come la loro socialità è influenzata dalla presenza del robot. Ok? Quindi qua abbiamo un'ulteriore espansione del senso in cui gli automi possono essere strumenti di conoscenza. E il robot interviene nella socialità, fa un intervento. E quindi io direi che abbiamo un quarto senso, e qua veramente sto concludendo, i robot possono permetterci di conoscere gli umani e i sistemi viventi, anche perché stimolano i sistemi viventi. Giusto dal punto di vista aneddotico, noi in laboratorio abbiamo Pepper, questo robot sociale bianco, carino, alto, non molto, però ha una presenza fisica interessante. È molto, molto istruttivo vedere come gli umani interagiscono con Pepper. Ci è capitato molte volte di assistere al momento in cui magari un collega o una collega entrava nel laboratorio, non aveva mai visto Pepper, vedeva questo robot muoversi come un umanoide e rimaneva affascinata dal suo. E io osservavo questi colleghi che mai avrei detto si sarebbero comportati in quella maniera lì. E in un certo senso capivo qualcosa di quello che stavano pensando, di come funzionavano. È un po' troppo dire così, però è sicuramente molto interessante. Questo anche mi collega con la prospettiva educativa di cui parlerà la mia collega dottoressa Bozzi in un prossimo incontro. Quando si fa interagire degli umani con dei robot, non guardiamo soltanto i robot, guardiamo gli umani. È molto istruttivo
per quanto riguarda lo studio della socialità umana, capire quali sono le reazioni. Quindi io vi lascio con il filmato, con il fotogramma di con un fotogramma di un film che molti di voi spero abbiano visto, che si chiama Ex Machina, di qualche anno fa, è spesso citato nelle discussioni filosofiche sulla robotica, perché effettivamente mancava dopo decenni, forse dall'epoca di 2001 di Odissea nello spazio, mancava un film di fantascienza che fosse filosoficamente così impegnativo, senza arrivare naturalmente ai livelli di Kubrick. Se qualcuno non ha visto Ex Machina, glielo consiglio vivamente. E è interessante, a questo punto vi lascio insomma con questa domanda che sollevo, e è questo un pochino il senso: cosa impariamo su di noi, cosa impariamo sugli altri, osservando il modo in cui noi interagiamo e reagiamo al comportamento delle macchine. Questa è cosa impariamo su di noi. In questo senso si incarna il ruolo, uno dei sensi in cui gli automi possono essere strumenti di conoscenza e non soltanto strumenti per l'azione pratica. Allora, io mi fermerei qua, perché credo che sia opportuno fermarmi e lasciare un po' di spazio alla discussione. E vi ringrazio naturalmente per avermi ascoltato fino adesso. Io avrei già una domanda, o vuoi andare tu, Dani, perché abbiamo solo una domanda per il momento. Volevo solo ringraziare Edoardo e ringraziarlo anche per aver ricordato la nostra iniziale discussione. È vero, la parola robot, io non sapevo che cosa volesse dire la parola robot finché non ho incontrato lui. Lo vuoi dire, perché magari ormai tutti lo sanno, molti lo sanno, però magari è il caso di dire da dove viene questa parola, no? Che sembra una parola inventata nel Novecento. No, è una parola ceca, una parola di origine ceca, è stata introdotta negli anni 20 in un dramma, adesso mi sfugge il nome dell'autore di questo dramma, però è citatissimo. E quindi certo, adesso... sì, è un letterato. È un letterato, assolutamente, è un drammaturgo, robot... Allora è robot, a che no? Fare, esatto, a che fare con la parola lavoratore. Lavoro servile. Che poi tra l'altro io sono andata a cercare, addirittura ha un'origine quasi ecclesiale, che si usava anticamente in quell'ambito. Ah. Per dire tante volte come le parole, cioè ci impauriamo di fronte a certe parole e poi in realtà invece sono delle parole che hanno una storia, un'origine anche molto, molto concreta, molto reale. Scusate l'interruzione. È una parola di origine appunto ceca e si inizia a utilizzare intorno agli anni 20. Quindi prima c'erano altre parole, meccanismi, macchine, automi, ok? Però robot è una parola sicuramente contemporanea. Prima, tra l'altro, se non ricordo male, gli androidi di questo dramma erano androidi in parte organici oppure totalmente organici, però erano delle macchine. Su questo però temo di sbagliare, quindi non mi lancio troppo. Io ho una domanda da parte di una persona in chat, certo, che chiede o che dice: la possibilità di costruire una macchina che si comporta come una falena, però, non significa necessariamente che la falena sia una macchina. Non mi sembra che il riferimento alla robotica possa essere una convincente prova a sostegno del meccanicismo, né soprattutto una confutazione del vitalismo. In fondo, dopo la teoria cartesiana, è emersa quella leibniziana, che non è necessariamente meno convincente. Sì, assolutamente. Qua ringrazio per questo intervento che tocca un punto filosoficamente chiaramente importante. La costruzione di un automa fornisce un'evidenza che potremmo chiamare evidenza costruttiva. C'è una macchina che è in grado di replicare un certo comportamento. Okay? Allora, intanto... la replicazione del comportamento è sempre approssimativa, eh? Quindi non abbiamo, soprattutto in questo caso, ma anche nei casi della biorobotica più contemporanea, non abbiamo mai una replicazione troppo fedele, ok? Ma da questo punto di vista, la biorobotica, la chiamo così, è in buona compagnia, perché quando si modellizza la realtà la si astrae e la si approssima sempre, no? Quindi da questo punto di vista
questo non è come dire, un elemento che diminuisce il valore sperimentale di questi oggetti. È però chiaro che la costruzione di una prova costruttiva non fornisce assolutamente una prova conclusiva del fatto che quell'organismo sia una macchina e nemmeno che sia una macchina che funziona in quella stessa maniera. Allora, diciamo che nella ricerca scientifica è chiaro che non esistono prove conclusive. La persona che è intervenuta assolutamente non è una prova, non è una prova conclusiva. Ci vogliono altri, diciamo. Allora, il vitalismo e il meccanicismo sono due orientamenti molto generali. Io ritengo che sia molto difficile trovare delle prove conclusive del fatto che non esiste uno spirito vitale. Insomma, sono un po' quelle assunzioni metafisiche che uno fa all'inizio, fa alla radice del proprio processo, oppure non le fa, no? È difficile che la scienza riesca a convincerci che non esiste. Perché, insomma, sicuramente nella scienza ci sono sempre spiegazioni alternative, quindi si può comunque sempre supporre che alcune di queste spiegazioni alternative postulino appunto l'esistenza di spiriti vitali o che altro. Quindi sono d'accordo, è una prova debole. Però è stata comunque importante in alcuni momenti scientifici, scientificamente rilevanti, insomma. Spero di non essere stato troppo complicato. Io mi proponevo di parlare soprattutto appunto a studentesse, a studenti di scuola superiore, ma naturalmente, sapendo che il pubblico è variegato, sono sceso un pochino nei dettagli. Sono, se volete, insomma, a parte che penso che sia tutto registrato, però posso anche lasciare un pochino di materiali su questi temi, se può interessare tornarci sopra. Grazie, sì. Questo sempre. Sì, questo lo faccio perché molto poi bene. Sai, le domande non sono così immediate perché i contenuti che vengono prodotti in queste lezioni sono tanti e quindi hanno sempre bisogno di una riflessione. Assolutamente. Spesso nuovi. Assolutamente, assolutamente. Intanto che aspettiamo magari un'altra domanda. La mia non è una domanda così, ma recentemente, proprio nei rapporti dell'osservazione di quell'ultima dimensione che hai detto, no? Cioè della relazione dell'umano davanti alla presenza delle macchine, no? Quali sono i primi dati, no? Che emergono da questa osservazione? A parte lo spavento, il terrore, che molti, secondo, cioè è naturale insomma pensare che ci sia una forma di paura, no? Nei confronti della macchina, ma andando un pochino più in là e quindi più oltre, non so se avete già registrato dei comportamenti invece così relazionali, positivi. Allora, questa idea di metodo, di utilizzare i robot come strumenti che stimolano, no? Che diciamo modulano un'interazione tra umani, è un'idea abbastanza nuova, quindi che viene esplorata in questi anni dal punto di vista scientifico. Quindi ancora devo dire che non ci sono in letteratura degli studi che affrontano grandi questioni. Però, per esempio, una dimensione interessante in cui quest'idea di metodo viene esplorata è quella delle persone nello spettro autistico. Quindi lo studio del funzionamento cognitivo e anche socio-relazionale delle persone nello spettro autistico, no? Allora, c'è un robotico contemporaneo che si chiama Brian Scassellati, piuttosto importante, che ha proposto proprio questa idea. I robot possono essere degli stimolatori sociali per le persone nello spettro autistico. Sappiamo che le persone nello spettro autistico tendono, per varie ragioni che sono state anche, che si è cercato di spiegare, insomma, sono molto attratte dalle macchine, sono molto ingaggiate, sono molto coinvolte. Si crede che questo sia legato al fatto che le macchine sono organismi, sono oggetti, viene a dire organismi,
effettivamente abbastanza prevedibili e poveri di dettagli, e per questo motivo mettono a loro agio le persone a spettro autistico, no? Però allo stesso tempo possono fornire degli stimoli, quindi le ingaggiano e forniscono degli stimoli che magari l'umano non riesce sempre a fornire perché è difficile a volte trovare un punto di contatto, no? Ecco, invece i robot, ingaggiando molto più frequentemente le persone dello spettro autistico, forniscono degli stimoli, allora lì appunto è interessante vedere come reagisce la persona. E per esempio posso citare degli studi che mi interessano moltissimo e che stiamo cercando un pochino di portare avanti anche noi nel nostro laboratorio, che riguardano l'uso di robot come strumenti per studiare certe capacità particolari delle persone dello spettro autistico che abbiamo anche noi, ovvero le capacità di mentalizzazione. Cioè noi, diciamo, le persone di noi che non sono nello spettro autistico, sono in grado di leggere la mente altrui. Noi ci leggiamo continuamente le menti, no? Anche se non è un fenomeno telepatico particolare, però facciamo sempre delle ipotesi sulle menti altrui, no? Io ipotizzo che la persona con cui sto interagendo stia pensando certe cose, stia sentendo certe cose, lo facciamo quotidianamente, è alla base del nostro agire sociale, nostro, il leggersi nelle menti. Allora, pare che le persone nello spettro autistico tendono ad avere difficoltà nella mentalizzazione, quindi nel rappresentarsi le menti altrui, e in particolare che abbiano una difficoltà specifica nelle cosiddette false credenze, ovvero noi, chi di noi non è nello spettro autistico, è in grado non soltanto di rappresentarsi la mente altrui, ma anche in modo più specifico di capire quando un'altra persona crede qualcosa che noi sappiamo essere falso, ha delle false credenze. Quindi io so che tu pensi false credenze, io so che tu stai pensando una cosa, so che tu la credi, ma so che questa cosa è falsa. Se io sono in grado di attribuirti una falsa credenza, veramente sono in grado di distinguere me e te in maniera molto profonda, no? Perché io so che quella cosa è falsa, ma so che tu la stai credendo. Allora, le false credenze, sulle false credenze, sul riconoscimento delle false credenze, le persone nello spettro autistico tendono ad avere un pochino di problemi. Allora, alcuni, e anche noi negli ultimi tempi, abbiamo pensato di utilizzare i robot per studiare le false credenze delle persone nello spettro autistico. Cioè, facciamo interagire delle bambine, dei bambini nello spettro autistico con dei robot, e cerchiamo di capire se queste persone attribuiscono una mente o un'intenzionalità al robot. Quindi nella loro interazione col robot cerchiamo di capire se queste persone attribuiscono una mente al robot. E quindi in questo senso, se riescono a farlo o se non riescono a farlo, questo dice a noi qualcosa sulla capacità di queste persone di interpretare la mente altrui. Cerchiamo di capire se questi bambini riescono a mentalizzare i robot. Se riescono a mentalizzare i robot, cioè a fare delle ipotesi sulla mente del robot, questo può darci degli indizi sul fatto che queste persone riescono a mentalizzare gli altri in generale. Quindi questa è un'incarnazione. Esistono degli studi in questo senso, anche noi ci stiamo un po' mettendo su questo. Non esistono ancora dei grossi risultati, per rispondere a Daniela. Non esistono dei risultati particolarmente significativi e roboanti, perché questa idea di cercare di capire come funzioniamo guardando come reagiamo alle macchine è un'idea che è stata studiata piuttosto recentemente, però se ci pensiamo è veramente ovvia, è veramente molto interessante. Siamo circondati da macchine, la nostra vita è modificata dalle macchine con cui interagiamo. È molto interessante vedere come noi ci rapportiamo alle macchine, perché il vedere come ti rapporti alle macchine mi dice qualcosa di te, soprattutto perché la macchina è in grado anche di fornirti uno stimolo ben preciso e quindi può, diciamo, stimolarti su certi punti che mi interessa osservare. Questo per rispondere a Daniela, insomma, si attendono risultati in futuro. Mettiamola così. Io ho un'altra domanda dalla chat. A Ecco. Certo. che punto siamo nella progettazione di robot funzionali ad attivare stimoli cognitivi e vitali in persone con handicap mentale, Alzheimer, demenza?
Ma direi che ci sono tanti studi, ci sono tante sperimentazioni su questo. Oltre a quello che ho appena detto, allora il settore dell'interazione tra robot e persone a spettro autistico è particolarmente fiorente. Quindi se pensiamo a questo tipo di problematica, diciamo, c'è una letteratura molto ampia, proprio perché appunto i robot come oggetti prevedibili, controllabili, eccetera, riescono a ingaggiare molto le persone a spettro autistico. Ecco. C'è un pochino di meno, una letteratura un pochino di minore che io sappia, però comunque si possono tirare fuori tanti casi interessanti per quanto riguarda invece altri tipi di problematiche e difficoltà cognitive. Però ricordo degli studi anche condotti da italiani sull'utilizzo di robot come strumenti di diagnosi per certe forme di disabilità intellettiva. E il robot somministra dei test. Oppure pone dei rompicapi, dei problemi, e questo a delle persone con certe forme deboli di disabilità cognitiva, e quindi il robot ha una funzione diagnostica in un certo senso, diagnostica forse un pochino troppo, ha una funzione comunque di comprensione. Ecco. Quindi un pochino di letteratura c'è, ce n'è tantissima sull'autismo, e soprattutto oltre ad esserci tanta letteratura, è una letteratura forte, come dire. No? Non sono soltanto esperimenti fatti un pochino così per caso. C'è una letteratura forte che attesta il grande potere ingaggiante dei robot nei confronti delle persone nello spettro autistico, soprattutto dei robot sociali e umanoidi che non sono troppo dettagliati. Se andate a vedere, per esempio, in rete il robot Caspar, oppure se cercate robot e autismo, ecco, trovate dei robot che vengono utilizzati molto spesso. E sono per noi un pochino inquietanti, perché sono veramente molto poveri di dettagli, ma questo è un bene se bisogna interagire con delle persone con questo tipo di problematica. Poi c'è un altro esempio che non so se qualcuno prima di me ha, nelle relazioni precedenti ha citato, il robot Paro, la foca, non so se la vediamo, una piccola foca che viene utilizzata, robotica, molto soffice, che fa poche cose, però viene utilizzata come equivalente della pet therapy. Quindi una specie di robot therapy. Su questo ci sono state tante discussioni, perché effettivamente persone con Alzheimer o con appunto persone con demenza senile, insomma, con varie problematiche anche legate cognitive, sono sottoposte a questa terapia anziché con gli animali veri, con degli animali robotici, per cui alcuni storcono il naso dal punto di vista etico, diciamo, perché non gli date gli animali veri e gli date gli animali robotici. Devo dire che però anche su questo gli argomenti sono molti, ci sono anche effettivamente argomenti a favore dell'utilizzo della robot therapy. Mi vengono in mente queste cose, però è un tema emergente, sicuramente. Il fatto che i grandi successi siano soprattutto con i ragazzi o le persone che hanno problemi nello spettro autistico ha a che vedere con la difficoltà di interpretare i sentimenti dell'altra persona e quindi con il robot interferiscono in modo più diretto? Allora, non sono un esperto di autismo, so poche cose, però più che difficoltà, sì, difficoltà nel riconoscere i sentimenti, difficoltà nel formarsi una teoria della mente altrui, quindi anche una teoria sulle emozioni. Però una spiegazione, una possibile spiegazione è stata fornita. Diciamo, deriva dalla teoria di Baron Cohen, che è Grazie. un grandissimo, insomma, studioso di autismo, la sua teoria sulla sistemizzazione, cioè sul fatto che, secondo appunto Baron Cohen, sto cercando di ricostruire velocemente la mia mente, le persone nello spettro autistico tendono fortemente a sistematizzare la realtà, quindi a identificare regolarità in quello che li circonda. Hanno uno spirito scientifico, diciamo così, no? Di ricerca di connessioni, di regolarità. E quindi per questo motivo si trovano più a loro agio in un ambiente che si presta a essere sistematizzato. Quindi si trovano a disagio in un ambiente destrutturato, decostruito, in cui è molto difficile trovare delle regolarità. Si trovano più a loro agio invece quando sono circondati in un ambiente che si presta a essere sistematizzato. Questo è una possibile spiegazione, torna, no? Un pochino, il fatto che il robot come oggetto prevedibile metta a proprio agio.
È una spiegazione che deriva da una particolare teoria di Baron Cohen. Naturalmente è tutto, diciamo, soggetto poi alla scienza. Magari non è la spiegazione migliore. Ecco, non so qual è il destino della teoria di Baron Cohen perché non ne so molto, però è una spiegazione plausibile, direi, no? È abbastanza Invece, plausibile. per quanto riguarda gli ipovedenti, ci sono Non aiuti lo so. al Qua rispondo con un sincero, non lo so. Sincero non lo so, non so se c'è qualcosa di interessante da questo punto di vista. Penso di sì, perché penso di sì, mi viene da pensare appunto che gli ausili robotici ci sono un po' per qualsiasi cosa, per qualsiasi forma di difficoltà, non vedo perché non dovrebbe esserci un ausilio per ipovedenti. Naturalmente poi bisogna vedere che cosa gli andiamo a far fare a questo robot, ecco, non metterei un ipovedente a spasso con un robot in giro per strada perché sappiamo che non è in grado di, però questa è una cosa da approfondire. Poi un'altra domanda, le reazioni degli umani ai robot, ci dice qualcosa circa le reazioni degli umani stessi verso gli umani diversi da loro? Sì, questa è un pochino l'idea. Questa è un pochino l'idea. Sì, diversi da loro, forse se l'enfasi è sulla diversità, questa è una prospettiva interessante. Cioè, appunto, ecco, questo effettivamente è un elemento in più che non avevo considerato, Guido è entrato sul punto. però effettivamente è un punto interessante. Effettivamente il robot è un altro diverso, molto diverso, quindi potrebbe essere interessante ragionare sul nostro approccio alla diversità, no? È una diversità molto particolare, sicuramente, però è sicuramente interessante. Sì. Mi viene in mente che tutto questo ha molto a che fare col test di Turing, per chi cioè il test di Turing è questo esperimento mentale molto importante del 1950, Turing l'ha proposto nel suo articolo, in cui per lui lo proponeva come un modo per capire se le macchine possono pensare, il test di Turing, che poi alla base di questo film Ex Machina, è proprio un test di Turing robotico, diciamo, tutto il film è costruito attorno a quest'idea. La macchina può pensare se è in grado di ingannare l'umano e di far credere all'umano di non essere una macchina. Questa è l'essenza del test di Turing, no? Allora, il test di Turing è tradizionalmente pensato come un test per capire se una macchina pensa oppure no, diciamo così, poi con tutte le dovute distinzioni. Però in un certo senso è un test anche un pochino sull'umano che interagisce con la macchina. La macchina è in grado o meno di ingannare? Ma l'umano è in grado o meno di essere ingannato dalla macchina. Quindi è un test che ci dice qualcosa anche sull'umano da un certo punto di vista. Quindi se vogliamo rivoltare Turing possiamo effettivamente riportarlo a quest'idea. Forse. Ah, Dani, la fai tu direttamente, Dani? No, non volevo essere democratica perché io ho il Tanto non microfono ne ho aperto, ma altre, gli quindi. altri no. Falla tu, per favore. Allora, da parte di Daniela, dunque i robot sono prevedibili, costruiti in forma prevedibile, non sono macchine, machine learning. E qua sono andato molto, ho semplificato molto. Quindi grazie Daniela che mi riporta la complessità di tutto. In realtà dire che i robot sono prevedibili è veramente dire troppo, perché i robot, in quanto macchine situate nell'ambiente, sono soggette a chiaramente Apprendimento. l'influsso. E intanto, ecco, appunto, ci sono diversi livelli di imprevedibilità, di imprevedibilità delle macchine. Primissimo livello di imprevedibilità è legato al fatto che le macchine sono oggetti nel mondo. Quindi il loro comportamento non dipende soltanto dal loro meccanismo interno, dipende anche dall'ambiente, perché l'ambiente fisicamente può interferire con le macchine. Quindi non è che siccome io ho costruito questo robot riesco a prevedere il suo comportamento sempre e comunque. Poi c'è un secondo livello, i sensori. I robot hanno dei sensori e quindi il loro comportamento dipende da quello che leggono i sensori e noi non possiamo prevedere quello che leggeranno i sensori. Terzo livello, machine learning, che
che è chiaramente il quando c'è un sistema di apprendimento automatico, è difficile modellizzare il decorso di questo sistema di apprendimento automatico. Quindi lì può prendere delle strade che non riusciamo molto bene a controllare, e diciamo che da un certo punto di vista penso che si possa dire che il machine learning nasce esattamente per questo motivo, cioè proprio perché la macchina diciamo vada oltre un pochino quello che il programmatore gli può mettere dentro. Sto parlando a un certo livello di approssimazione, perché anche i sistemi di machine learning sono sistemi programmati, algoritmici, quindi il loro decorso di apprendimento dipende molto anche da quello che ci ha messo il programmatore, però sicuramente c'è, soprattutto in certi sistemi di apprendimento, c'è un'influenza dell'imprevedibile, dei casi imprevedibili che si portano alla sua attenzione, diciamo. Quindi dire che i robot sono prevedibili è esagerato. Sono prevedibili se li utilizziamo in un contesto... Beh, d'altra parte, in questo momento stiamo usando delle macchine che non sono robotiche, ma sono parecchio imprevedibili, come dimostra il fatto che mi sia caduta la connessione 3 volte e non l'avevo affatto previsto. Insomma, l'imprevedibilità delle macchine è una cosa con cui facciamo i conti tutti i giorni. C'è una domanda: da quando siamo in era Covid è cambiato per tutti noi l'approccio verso la tecnologia? È cambiato qualcosa anche nei risultati dei vostri studi sulle relazioni uomo-robot? Sì, è cambiato moltissimo, è cambiato il fatto che non abbiamo potuto farli, perché chiaramente quando si parla di, e questo è un po' anche la sfortuna, insomma, di, però effettivamente e la robotica ti riporta alla concretezza, ti riporta alla presenza. C'è stato qualcuno nel corso di questi mesi che ha pensato di sfruttare, insomma, il fatto che i robot siano strumenti, siano oggetti presenti nel contesto, per riuscire ad arrivare a delle persone a distanza, no? Quindi io, per esempio, voglio lavorare con una persona, con un bambino, per esempio, nello spettro autistico, tanto per fare questo, non posso stare troppo vicino a questo bambino, allora ci metto un robot e si fa l'azione a distanza col robot. In realtà non, forse, insomma, non, per motivi di vario genere, sono esperimenti che non ho visto. C'è qualche notizia che è passata su ospedali in cui c'erano dei robot che passavano in corsia, che quindi riuscivano a assicurare un certo distanziamento, però non mi sembra che sia esploso questo campo, ecco. Quindi la robotica sociale devo dire che sia un pochino naturalmente fermata, gli esperimenti sulla robotica sociale si sono fermati, lo si vede anche un po' dalla densità degli articoli pubblicati in quest'ultimo anno in letteratura, purtroppo è così. Un'altra domanda di Dani: la ricerca sulle false credenze può aprire ad affrontare il tema serio delle fake news? Ah, delle fake news. Beh, questo collegamento non l'avevo fatto. Le false credenze. Ecco, anche su questo dico che sospendo il giudizio, nel senso potrebbe essere interessante collegare il tema delle false credenze, che per noi, però, per quelli di noi che non sono nello spettro autistico, rappresenta una tendenza naturale. Se, appunto, io qua ho in mente i testi, per esempio, di Michael Tomasello, di personaggi, insomma, di levatura scientifica di primaria importanza, la mentalizzazione, quindi il fatto di rappresentarci la mente altrui, anche di rappresentarci le false credenze altrui, è qualcosa che secondo molti caratterizza il nostro essere umani. Per esempio per Tomasello è veramente ciò che caratterizza l'umanità. Se leggiamo, ora non mi ricordo il testo di Tomasello in cui uno dei testi più celebri suoi, quello che distingue la natura umana si identifica proprio con la diciamo capacità di interpretare le credenze, le false credenze altrui. Quindi da questo punto di vista sembrerebbe che siamo condannati, insomma, a essere
soggetti alle fake news, se seguo un pochino il ragionamento di Daniela, però ecco, questo collegamento non l'avevo mai fatto, non so se qualcuno l'ha fatto in letteratura, è interessante, un punto interessante. Ho solo letto recentemente di un tentativo di osservazione del movimento degli occhi, semplicemente sì. Questo, poi non ho approfondito veramente. Sì. No, però la soluzione ce l'hai già data, sai? Perché vuol dire che ancora l'intelligenza umana può avere, ha molte difese all'interno, quindi insomma siamo certo. Ancora in grado, cioè noi possiamo difenderci dalle fake news, certo, certo. Questo sì. Certo, certo, grazie. Certo, assolutamente. No, perché una delle scommesse di questo ciclo era proprio questo, insomma, l'intelligenza umana verrà sopraffatta dalle macchine, saremo schiacciati dalle macchine, invece no. Saremo messi all'angolo. Ecco, questo... Beh, io vi ho presentato un volto poco problematico dal punto di vista etico, no? Certo. Della robotica, quindi non sono entrato nelle complessità etiche, insomma, che forse sono state affrontate da alcune altre relazioni, quindi qua problemi etici grossi non ne sorgono. Certo. Sembra però interessante avere questo volto buono, insomma, questo volto interessante... dal punto di vista scientifico conoscitivo della robotica. Certo, questo certo. Perché una delle applicazioni, ci sono interi convegni sulla riviste dedicate a questo uso degli automi, è interessante che la robotica si sia evoluta così tanto da poter fornire dei modelli interessanti del vivente. Certo. È interessante anche il fatto che appunto non tutti i robot dell'intelligenza artificiale possono servire a questo scopo, viene in mente Sofia per esempio, l'androide che molti di noi conoscono, quello non è un buon modello di un essere umano, nonostante sia un sistema molto blasonato di intelligenza artificiale. Quindi insomma, anche su questo, ecco, credo che sia un volto della robotica interessante da seguire, anche perché ha delle radici storiche, come vi ho detto, sono molto radicate nella storia del pensiero. Insomma, sono arrivato fino a Cartesio, ma sarei potuto arrivare anche prima, volendo. Analogie tra macchine e sistemi viventi, Aristotele, San Tommaso, ci sono un po' dappertutto. Poi Cartesio ha una sua, naturalmente, posizione, ecco, molto forte su questo. Senti, io, se non ci sono altre domande, chiuderei con un'altra domanda, che è un po' una provocazione, poi non so se è una domanda. Allora, in uno degli incontri abbiamo analizzato un film, in cui la macchina che si relaziona con l'uomo dice guarda che io ho intuito, vedi che sono in grado di intuire quello che tu pensi e quello che tu fai, perché io conosco te benissimo, conosco la tua produzione. E naturalmente tra di noi o comunque tra un gruppo di amici ha sollevato questioni non da poco, perché come la macchina intuito? Beh certo, la macchina intuito perché può naturalmente leggere tutto quello che tu scrivi e quindi automaticamente ti legge il pensiero. Ma un filosofo dice l'intuito è una cosa tipicamente umana perché non segue un processo logico di calcolo come avviene nella macchina, ma salta, cioè salta tutto il processo e arriva al punto. Cioè, si può dire che una macchina ha intuito? Si potrà dire? Questa è una questione su cui hanno dibattuto tantissimi filosofi dell'intelligenza artificiale. Naturalmente mi vengono in mente le discussioni ai primordi negli anni 40-50 sulle macchine dotate di buon senso, sul fatto che il buon senso sia automatizzabile. Naturalmente bisogna, primo punto, decidere cosa intendiamo per intuito, cosa intendiamo per buon senso. Quindi è una diciamo, definiamo l'intuito come qualcosa di non algoritmico, allora, diciamo, si esce dal dominio delle macchine. Questo è perché abbiamo definito l'intuito così. Però è anche possibile, sto dicendo che è la realtà, è la verità, però è anche possibile che parte di quello che noi chiamiamo intuito sia risultato di processi algoritmici molto complicati. Cioè, non possiamo nemmeno escludere che quello che ci sembra totalmente non algoritmico sia invece il risultato di un processo che in parte è algoritmico e quindi riproducibile dalle macchine. Cioè,
Il comportamento umano e anche degli animali non umani è estremamente complesso, no? Quindi effettivamente non è facile escludere a priori l'idea che larga parte del comportamento, che una certa parte del comportamento nostro sia automatizzabile, non è da escludersi come prospettiva, diciamo. E questo ce ne rendiamo conto quando vediamo che le macchine stesse, come sistemi algoritmici, hanno dei comportamenti complessi. Le macchine ci stupiscono. I sistemi i navigatori cellulari oppure i nostri assistenti virtuali a volte ci stupiscono in maniera incredibile, no? Sembra che abbiano avuto delle idee. D'altra parte, il film Her parla proprio di un sistema effettivamente molto poco, però Vicino è a noi. plausibile, no, esatto, insomma, è molto lontano da noi, però effettivamente abbiamo anche dei casi quotidiani aneddotici nostri di macchine che ci stupiscono molto, no? Quindi da questo punto di vista, una considerazione di questo tipo potrebbe portarci un pochino a indebolire questa ferrea convinzione che l'intuito sia totalmente oltre il dominio dell'algoritmicità, naturalmente. Ecco, sono un po', come dire, prese di posizione, dipende da come definiamo i termini in gioco, alla fine stiamo parlando di filosofia, si riduce a questo. Come definiamo il termine in gioco e quali sono le nostre assunzioni metafisiche. Se già partiamo con una definizione di intuito come qualcosa che sta oltre il livello dell'algoritmo, allora è chiaro che la risposta è già pronta, diciamo, direi. Quindi ci sono stati dei modelli che abbiano aperto qualsiasi possibilità di risposta o di programmazione o pensiero di come possa esserci la reazione, quale sia la reazione di questo dato elemento. Non parliamo di un'ameba, parliamo di qualcosa di un po' più complicato, che venga veramente esplorato dalla macchina. Cioè, al di là di queste cose che la macchina vi illustra, questo essere vivente non potrà fare. Cioè, se ci sono stati dei Dei modelli. modelli per alcuni esseri viventi che siano stati veramente esplorati totalmente a 360 gradi. Al di là di questo che la nostra macchina fa, l'animale non potrà fare, quindi la macchina eguaglia. Direi di no, diciamo, no? Direi di no. C'è sempre Sì, una c'è sempre uno. variabile. Sì, direi che, insomma, non ci sono state le replicazioni delle applicazioni fedeli al 100%, qualsiasi operazione di modellazione è un'operazione che astrae qualcosa alla fine, no? Questo non si può pretendere da un modello che sia, è il famoso discorso, insomma, che il miglior modello di qualcosa è quella cosa stessa, insomma, ecco, sicuramente qualsiasi modello incorpora qualche quota di astrazione. Io so che dal punto di vista della ricerca sulle reti neurali sono stati fatti dei modelli molto accurati di organismi molto semplici, appunto si citava l'ameba, che è un caso effettivamente è vero, ci sono stati delle ricostruzioni molto dettagliate, ma di organismi che possono essere implementabili e simulabili nella macchina, ma di organismi estremamente semplici. Certo che quando si arriva a fine. Ah, certo, ci sono stati negli ultimi anni progetti europei enormi come lo Human Brain Project o il Blue Brain Project, che si proponevano di costruire delle simulazioni accuratissime di certe porzioni, per esempio il Blue Brain Project, terminato nel 2006, qualcosa del genere, si proponeva di costruire una simulazione al calcolatore iperaccurata di un pezzettino piccolissimo della corteccia cerebrale di un ratto giovane, tipo non mi ricordo i dettagli, no? Però anche lì, seppur la porzione modellizzata era veramente Minima. piccolissima, però era costituita da una complessità interna pazzesca, e naturalmente anche in quel caso c'erano dei livelli di astrazione notevoli. E quello è lo Human Brain Project e il Blue Brain Project, forse sono gli esempi di più, diciamo, estremi di simulazione iperaccurata del cervello, eppure quelli avevano degli scarti, no? Quindi. Io ho un'altra domandina che le Un'ultima faccio. domanda e poi chiudiamo, Sì. Emi. Sì, se mettiamo molte macchine programmate in modo identico davanti ad un bivio, come prima esperienza, Un prenderanno video? tutte un bivio. Sì. Ci Ok. sono tante macchine davanti a un Sì. bivio. Prenderanno tutte la stessa via, giusto? Chiede. Si può quindi dire che la diversità e quindi l'imprevedibilità
dei loro comportamenti ha origine quando vengono a contatto con l'imprevedibilità umana? Allora, chiaramente dipende da come sono fatte queste macchine. Non, la prima cosa che ho pensato mentre ascoltavo la domanda è non prenderanno assolutamente la stessa strada. Perché la Già. cosa che io ho pensato alle macchine, cioè, mi sono costruito in testa una situazione di questo tipo. Cinque macchine di fronte a un bivio, e queste cinque macchine hanno dei sensori che permettono loro di percepire il bivio. Però ognuno di loro lo percepirà in maniera differente, da un'angolazione differente, perché la posizione è leggermente differente. Ma non è detto che l'algoritmo interno porti tutti a scegliere un lato, un ramo piuttosto che l'altro del bivio. Quindi magari quella che si trova in mezzo avrà una certa variabilità per cui andrà da una parte anziché dall'altra. Quindi le macchine che hanno dei sensori, ma anche quelle che non hanno sensori, ma quelle che hanno sensori sono tutte sostanzialmente molto soggette all'imprevedibilità ambientale, Variabile. alle variabili ambientali. Quindi abbandoniamo quest'idea e un pochino mi rendo conto che sono colpevole di averla un po' introdotta io stesso, ma grazie a Daniela che mi ha riportato sulla riga, sulla linea giusta, abbandoniamo l'idea della prevedibilità delle macchine, perché le macchine non lo sono assolutamente. Mostrano un livello a volte di complessità comportamentale che veramente ci fa riflettere su quanto di meccanico ci sia in noi. Siamo noi più Ma meccanici di loro. no, non lo Più so, però ci quadrati. stimola a riflettere su questo, e qua si ritorna all'ispirazione cartesiana, insomma, no? Bene. Tanto da scoprire. Allora, io mi trattengo due cose e lo faccio con ovviamente in mente. Il lavoro che stiamo facendo, che è il mettere le basi, il tracciare il programma per la riflessione del prossimo ciclo. E la butto già lì. Una grande riflessione è, diciamo tutti, cambiamento, invochiamo il cambiamento, parliamo di futuro, ma com'è questo futuro? Sarà come prima? Cioè torneremo a fare quello che abbiamo fatto prima, finora, perché in fondo siamo appunto strutturati per fare quelle cose, oppure riusciremo a cambiare? E allora tu mi hai dato due pensieri che io mi trattengo. Uno è l'ultimo, quello che hai detto, non è mai, cioè niente mai è da escludere a priori. Niente. Nessuna definizione può essere a prioristica o perlomeno nessun principio, quindi occhi aperti. E l'altro è la conoscenza, cioè la conoscenza di un ambito meccanico e strumentale ci serve per studiare il bios, la vita, e viceversa. Quindi c'è una apertura dei saperi. Se il Novecento, se dal Settecento in poi i saperi sono stati ben definiti, adesso ritorniamo alla necessità di riaprirli e percorrerli trasversalmente, perché un sapere è di supporto all'altro e viceversa. Quindi nessuna barriera tra le conoscenze. A te l'ultima parola e ti No, saluto. no, io direi che deve essere tu all'ultima parola perché effettivamente mi ricollego a quello che non posso che ricollegarmi alla mia apertura, cioè il robot è effettivamente un oggetto unificante, è un oggetto che tiene insieme molte discipline. Un pochino lo incarniamo, cerchiamo di incarnare questa considerazione noi, occupandoci di robotica dal punto di vista delle scienze degli umani. Delle scienze umane e sociali, ma il robot come oggetto tiene insieme tante discipline che contribuiscono alla tecnologia, e un pochino ho provato a dirvi che tiene insieme anche il processo di ricerca scientifica. Proprio. Quindi, da questo punto di vista, credo che la scelta del tema robot si sposi molto bene con la considerazione che faceva Daniele, insomma, che credo che sia molto importante. Professor Dateri, grazie. Grazie a voi.